ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video scherzo reaction pazzesco delle Iene. Mi avete consigliato di fare la reaction a questo scherzo di Pierluigi Gollini, il portiere. Non so se gioca ancora nell'Atalanta, non ho idea. Credo di no. Lo scherzo è abbastanza vecchio, è del 2019 ed è praticamente casa svaligiata dallo stylist. La reaction dello scherzo fatto a Caressa vi è piaciuta un botto. Tra l'altro ha superato anche i like. Avrei dovuto fare la reaction alla Parodi, ma nei commenti mi avete consigliato tantissimo di fare la reaction a quest'altro giocatore, a quest'altro calciatore. Quindi la reaction alla Parodi la facciamo la prossima settimana. Anzi, vi dico una cosa: se questo video arriva a 30.000 mi piace entro sabato, sabato o domenica, vi posto la reaction dello scherzo delle Iene alla Parodi. Io direi di non perderci in cacchi. Lo scherzo dura 12 minuti e vediamo cosa hanno combinato questa volta gli amiconi delle Iene. Procediamo. Ok, eccolo qui il nostro Gollini. Ma che, perché ha una mazza da baseball in mano? Pierluigi Gollini, 24 anni, numero uno dell'Atalanta, che grazie. Wow, 24 anni, raga. Cioè, 24 anni nel 2019. Considerato il nuovo Buffon, ha conquistato anche la... Considerato il nuovo Buffon, attenzione, parole pesanti, parole pesanti. È il mitico Donnarumma? Dove lo mettiamo? Con Giulia Provedi, cantante delle Donatella, Gollo, così chiamato okay. dai suoi tifosi, ha Gollo. Un altro grande amore, la moda. Come sottolinea anche in questo suo videoclip musicale. Ma ha fatto una canzone. Ha fatto una canzone, ragazzi. Ho reaction alla canzone da fare assolutamente a sto punto. Ma veramente ha fatto una song? Ma un rapper che si rispetti. No, raga, sto volando. Questo ce l'abbiamo fra reaction subito. Abbiamo chiamato Mattia, uno stylist con una passione per il calcio. Glielo presentiamo quando rientra da un allenamento. Con la Molto bene. Di creare una nuova linea di abbigliamento per la coppia. Piacere. LOL, ok. Stiamo parlando un po' di moda, di questa mia collezione. Quindi questo è uno stylist. Questa cosa un po' elegante, unita a un lifestyle. A un lifestyle, figa, io sono di Milano, cagna. Va nella città a conoscere. Mi sono i miei termini, amour. I due si intendono alla perfezione. Certamente. Economie top, che ti piace? Cosa l'economia? Cosa sono le cromie? Ma sì, cioè pure io lo so che cosa sono le cromie. Voi sareste le colonne portanti come Jay-Z e Beyoncé. Ah certo, sì, uguali. Il nostro stilista si sente stimolato. Amo, posso andare a fare? Dai. Non è convintissimo il Gollo. Possiamo vedere magari dei tuoi capi, non lo so, per capire. Porco due, quante sneakers. Guarda, c'è un sacco di Jordan. Inizia il tour dei suoi tesori. Ma che scarpe, figo. Diciamo che sono un po' la mia passione. Madonna, tutte scarpe, scarpe, scarpe. Belle, guarda cosa ha preso le Jordan, quelle più importanti. Enormi, ma è tutto proporzionato, Giulio. In che senso? Però conserva anche le scatole delle scarpe, un po' come faccio io, bravissimo. Non si buttano le scatole, non si buttano. Posso chiamarti Pippi? Posso chiamarti Pippi? Perché Pippi? Oddio, ragazzi, io e la mia arzitta ci chiamiamo Pippi. Dai, Pippi era carino. Oddio. Lì sembra proprio apprezzato. Oddio. Jeans lo metti tanto? I jeans sono di là. Dovrebbe provare. I jeans sono di là. Cioè, ce l'ho in un'altra stanza i jeans? No, non ho capito. No, adesso viene tutto. Ma Mattia conosce. Che scazzatissimo comunque, eh? Figa Pippi, scusami, dai. Sì, ma cos'è, tu non mi devi chiamare così però, per favore. Dai, adoro Pippi. No, Pippi no. No. Mamma mia, ragazzi, è proprio. Cioè, perché vuoi vedere sta roba? Nervosissima sta roba. Come ti vesti tu? E allora, Gollini mostra i vestiti di maggior pregio. Oh, guarda qua che belle quelle giacche. Bellissime, certamente. Topperia assoluta, grande, belle. Topperia. Mattia, entusiasta. Questo Armani, giusto? Sì, certamente. Ma è un vero stylist lui. Ma è del mestiere questo, no? E il nostro stilista prende nota di tutto il guardaroba. Hai compiti a casa? Eh sì, devo scrivere tutto perché ho una certa età. Ma chissà perché uno stylist si scrive tutte le giacche che c'ha qualcuno. Ma perché, che c***o, che ne frega? È stato un piacere conoscerti. Fidati che sei in buone mani. Sì, lo saccio. Grazie, grazie mille. Ha fatto un'ottima impressione. Dici? Questo testo tipo qua ti sembra il tipo giusto. No, non lo vedo convintissima, ma boh, per niente. Ma che cazzo dici? Ma che sta me... Sono photoshoppate. Ma le se... Cioè, si vede che sto photoshoppate, raga. Ma si rimane in giro con questo, che non c'entra niente. Sono te di provare una roba del genere. Ma è palesemente un Photoshop. Oddio, adesso non so se sono abiti che esistono sul serio e ci hanno photoshoppato la faccia del tipo. Ma non credo. Oddio, mi auguro di no. Fanno cagare. Ma sta roba qua. C'è un personaggio particolare, vedi? Ma ragazzi, si foto. Ma è la moda, lo sai come. Ma chi foto in metodo? Cos'è?
costume da donna. Ma che sono queste cose? Ma che cazzo c'ha la testa? Oggi mi ha fatto meno paura che vedere le foto. Eh beh, direi, era normale oggi. Insomma, cosa ne pensa Gollini del nostro stilista? Non me. Non puoi capire se è mezzo genio o se è mezzo coglione. Signori YouTube, mi dissocio assolutamente. Goliardico il gollo. Goliardico, golli... Il nostro Mattia è davvero un genio, ma della truffa. Che minchia fa? Gollini si allena, ignaro del fatto che lo stylist abbia voluto conoscere sto guardaroba solo per portarglielo via. Gollo entra in campo per giocare la sua partita. Cioè, praticamente lo stylist ha voluto vedere tutto il suo guardaroba per fotterglielo. Scusa, ma tuo padre? Infatti, perché ho il quadro? Aia. Aia. Capellini. Madonna, raga. No. Minchia, io uscirei pazzo, raga, veramente. Che cazzo è? Madonna, madonna, raga, qui uno esce pazzo. Quando gli si tocca la casa a qualcuno qua, c'è da uscire pazzi, veramente. Sta mantenendo anche troppo la calma. Mattia, non ci sono più scarpe? No, mi manca tutto il Rolex. Porco due, tutti i Rolex. Gollini è disperato. Guarda l'armadio vuoto. Tutti i suoi amati vestiti sono spariti. Non se ne capaci. Minchia, poi mi ricordo che Insignia o chi cazzo era aveva tipo una porta blindata grossa così. Com'è che questo non ha porte blindate? Vabbè, magari ce l'ha, attenzione. Però videosorveglianza, allarmi. Hanno svaligiato tutto, io non lo so. Porco due, ma che cazzo ha lanciato? Tua madre, i guantoni della tua esordio in Serie A. Ma... Madonna, sta sminchiando gli armati, raga. Fortuna, c'è il suo amore a consolarlo. Sì, vabbè, però piaccia. Finestra tutta aperta. Ma tu dove cazzo è? Fammi capire tu dove cazzo è. I Rolex non gliene frega un cazzo. I guanti sì. Capisco che hanno un valore affettivo. Ma figa, ma i Rolex... Vabbè, ma avrà soldi dato. I Rolex se li ricompra, i guanti giustamente no. Ovvio, chiaro. Arriva una telefonata. Poi... È Momo, un loro amico bodyguard. Come chiama Momo? Sconvolgente notizia. Momo. Aspetta che ti passo, Pierre, mamma. Ero sotto casa vostra che aspettavo. Vi spuno uscire con i vostri vestiti. Ti mando anche la foto. Ho chiamato io e carabinieri. Ma come hai chiamato tu i carabinieri? Io l'ho seguito. Tu hai seguito? Cos? Sì, con la mia macchina. Poi ti mando la posizione. E gol. Cos? Uscire, prendo un piccolo souvenir per il ladro. Ammazza! La... Ragazzi, questo ha la mazza da baseball accanto al letto. O è paranoico da fare schifo, oppure si aspettava una truffa dall'oggi al domani. Ma com'è sto fatto? La coppia si fionda in macchina. Si prospetta un viaggio sereno. Ah, Luigi, ti volevo darti una calmata. Madonna. Mangiare, ma sicuro che hai lasciato la porta aperta? Tu ogni cosa comunque Giulia. Gollini vorrebbe cambiare ma qualcosa. Ma si mette a piangere, sicuro. Tutto ciò che gli resta è uno straccio di domande. Ma raga, questo è brutto. Una cosa. Tu vedi un tipo che mi entra in casa, che mi ruba la roba e lo segui e non fa niente. Ma cosa fai? Lo metti sotto con la macchina? No, no, non si fa, non si fa. L'hai trovato? E allora ammazzalo di botte e poi arrivo. Minchia, come fa stare dalla parte del torto? Dimmi bro, ma scusa, ma tu c'hai il tipo dimmi bro. Cosa stai facendo? E lui è in un negozio. In un negozio? Sì, in un negozio. C'è la mia roba esposta in un negozio. Madonna, raga, sta morendo dentro. Ma tutto. Ciao, ciao. Cioè, ma che coraggio può avere di venire a rubare la roba mentre non... Cioè, ma neanche il più grosso dei coglioni fa una roba così a me. Ma ancora non ha capito che è stato lo stylist. O sbaglio? Il nervosismo si fa sempre più palpabile. Toccava su questo, ragazzi. Oh, la mia macchina! Sta prendendo ammazzate la macchina. Giulia, che sa sempre come calmarlo, nota una somiglianza nella foto scattata. Però un altro Rolex ce l'ha al posto. Credo che la faccia sia un Rolex. Lo stylist che ti è entrato in casa. Lo vedi? Oddio! Lo vedi che ha la barba rossa? Quando me l'hai fatta vedere? Prima! È il tuo è lo stylist. Oddio, di Dio! Casa. Chi me l'ha presentato? Ma che cazzo ridi? Ma tu sei scema? Tu non capisci proprio un cazzo. Tu! Ma che cazzo ne so io se è uno che ti ruba in casa e io se fossi in te avrei almeno il coraggio di stare zitto. Io non ci posso. Oddio. Ma io non ci posso credere, io te la prendi con me sinceramente. Ti dico la verità. Per Luigi non devi dare la colpa a me. No, no, hai ragione. La colpa è la mia che l'ho fatto entrare in casa e ho dato squadra a te. Comunque se ti ha rubato un orologio se lo si ricompra. Dai, amore, sto un attimo sdrammatizzando, dai. Sdrammatizzare? Stai... Ma che cazzo dici? Sdrammatizzare su che cosa? Impazzito. Stiamo tornando indietro. Sì, ho capito, però per Luigi cazzo la strada mi devi dare. Manco sa leggere il navigatore. Esce pazzo, raga. Io dico almeno stai a sinistra, vai. E per Luigi facciamo la coda? Vuoi stare in coda? Andiamo in coda, andiamo con calma, andiamo piano.
Che sta facendo un pittoso con la mazza da baseball nel pianale dell'auto, praticamente. In un batter d'occhio, eccoli finalmente a visitare la meta. No, amore, eccoli. Minchia, adesso scende e lo ammazza, raga. Gli spacca la vetrina. E non riesce più a contenersi. Gli spacca la vetrina, fa un danno pazzesco. Si lancia giù dall'alto. Dentro al locale, un ignaro Mattia continua a sistemare. Madonna, raga, alla fine. L'ho fatto a legnate, bloccatelo. Si avvicina alla sua fine. Bloccatelo, qualcuno lo fermi. Qualcuno lo fermi. Porco due. Madonna. Madonna, raga, cattivo. Aspetta un attimo. Ho capito. Ma ascolta. Bloccate sto scherzo. Pipi, stai tranquillo. Pipi. Ancora Pipi o chiama? Era figa questo, mi piaceva. Gollini cerca subito le cose. Che coglio. Ma gli orologi sono al compro oro. E finalmente arriva un carabiniere. Finto. La prima cosa, identifica i soggetti. Lei è? Mattia, è proprio lui. Matti, lei è un coglione. Quindi le dichiarate che sono state rubate. Cosa stava facendo da qui con i vestiti? È un temporary, li devo vendere per la collezione. Allora, cioè, ma è scemo. Ah sì, li ho rubati e li devo vendere per la collezione. Questa è la domanda. Non lo so, sarà. Che cazzo di domanda è? Il 2005 lo faceva 500. 500 li volete. E se secondo me è questo e costa il suo lavoro, io le faccio complimenti. È arrivata l'occasione di onesto. Chiudere un grande affare. Onesto. I colleghi li faccio lo sconto di gruppo. Eccoli qua. Ah no, pensavo stesse continuando ancora. Era questo, lo fotteva a legnate. Esatto. Con qualcuno se la deve pur prendere. Che figlio di puttana che sei. Sensate quei pezzi di merda, dai. Minchia, raga, questo molto cattivo. Cioè, rubarti in casa è la cosa più brutta che uno possa fare. Bene, 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 ragazzi. Questo era lo scherzo a Pierluigi Gollini. Io spero che, come sempre, il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti a quell'altro scherzo delle Iene potrei reagire, ovviamente. Quello della parodi lo facciamo a 30.000 like se ci arriva il video entro sabato o domenica. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Un saluto. Bella.